Buongiorno a tutti, eccoci qui per la nostra quarta lezione dove introdurremo le prime tecniche effettivamente di combattimento. Con che cosa? Con alcune tecniche che noi pratichiamo in palestra sin dai primi giorni e che vengono chiamate primo Tao. Il Tao, o via, o strada, o percorso, cioè una parola cinese che introduce tantissimi concetti. In questo caso, nel nostro caso, la parola Tao, come kata per il giapponese, è l'insieme di esercizi, di tecniche di combattimento eseguite a vuoto, diciamo, per imparare appunto queste tecniche. Quindi oggi partiremo con il primo Tao, iniziando dal saluto e dai primi movimenti, che ovviamente potrai imparare come sempre a casa, sul tuo balcone, nel tuo giardino, sempre rispettando le regole ambientali, cioè facendo attenzione a non rompere mobili, scocciare vasi o dare fastidio a chiunque sia in casa con te. Quindi scegli bene il tuo spazio di allenamento e concentrati su questa parte che è molto importante. E quindi direi che possiamo partire con il nostro primo tao. La prima cosa importante da fare è il saluto. Il saluto è, si dice anche, no? Il buongiorno si vede dal mattino. La prima cosa che dobbiamo eseguire è che ci mostra agli altri, quindi sarà sia fiero, un saluto molto conciso e fiero, ma anche semplice. Il saluto nel nostro stile si esegue portando le braccia, diciamo, una sull'altra e scendendo non di oltre, non di 90 gradi, continuando a guardare, diciamo, chi abbiamo di fronte, cioè non facendo questo, ma semplicemente questo, e dichiarando il nostro intento verbalmente con una certa sonorità. In questo caso, primo tao. Quindi faremo il saluto in questo modo. Primo tao. Dalla posizione di saluto passeremo alla posizione di guardia, quella che vi ho insegnato due lezioni fa, che è cavaliere. Questa, con la guardia sinistra avanti. Ecco, da questa posizione visualizzeremo due avversari immaginari che si trovano a 45 gradi, cioè vedete? Non sono dietro, non sono di lato e non sono davanti, sono a 45 gradi. E che cosa dobbiamo fare? Qual è la nostra prima mossa? È identificarli con un movimento del corpo, quindi dalla guardia centrale passeremo a spostare la nostra intenzione sul nostro primo avversario che si trova appunto sulla nostra diagonale sul lato sinistro. Quindi saluto, guardia. Spostamento. Lo spostamento dovrà essere anche ovviamente visivo. Sarà strano guardare un avversario e poi mettere la testa per terra. Quindi, dalla guardia guarderemo il nostro avversario. Vedete, l'altra mano è sul petto e questa è quella che fa da mirino. Primo movimento di parata sarà una parata bassa all'interno del nostro ginocchio. Vedete, non è qui, non è qui, su un ipotetico e immaginario calcio che tira il nostro avversario. Quindi, guardia, spostamento, parata. La parata si eseguirà con il palmo che schiaccia verso il basso la gamba del nostro avversario. A seguire, quindi, dopo questo movimento di parata, porteremo la nostra mano, vedete, chiusa, modello proprio karate con la punta così, sempre all'interno del nostro ginocchio, eseguiremo una seconda parata da basso a media. Media vuol dire che arriva all'altezza dei nostri occhi e poi si chiude dietro il nostro orecchio. Quindi guardia, parata, parata. Questa seconda parata para un pugno, sempre ipotetico del nostro avversario, sulla zona iniziale del colpo. Quindi paro una gamba, paro un braccio e chiudo. E questi primi movimenti sono solo di natura difensiva. Adesso passiamo a un movimento di attacco. Quindi, dopo aver eseguito la seconda parata, eseguiremo il primo movimento tecnico del Kung Fu che si chiama avvitamento e che in questo caso prevede un pugno con avvitamento. Per avvitamento si intende che il nostro bacino ruota e anche le nostre gambe, vedete? Questo. Dalla posizione del cavaliere avvitiamo le gambe
ed eseguiamo in questa posizione un pugno molto basso all'altezza pancia, zona inguinale o addirittura ginocchia. Quindi da qua giriamo e stendiamo il nostro pugno. Vedete, verticale. L'altra mano protegge le costole. Ok? Quindi guardia, osservo, paro, paro, colpisco. Questo colpo, ovviamente inizialmente ti sembrerà che le gambe girino un po' per conto loro, immagina che tu lo debba eseguire in ginocchio, quindi girovoltando il piede e stendendo col ginocchio a terra. Questo ti aiuterà a eseguire il colpo nel modo più tecnico possibile. E quindi a questo punto tireremo anche il nostro primo calcio frontale, sempre al nostro avversario a sinistra. Paro, paro, colpisco. Adesso tiro un calcio con la gamba posteriore, alto, che scende dietro. Il braccio resta in questa posizione, le gambe restano in questa posizione. Torno in cavaliere mentre stendo un pugno diretto al viso con la mano sinistra. Tac. E giù. Ecco, io eseguirò lentamente questa prima parte e te la lascerò provare a casa. Poi continueremo la prossima volta con la stessa parte anche dalla parte destra e quindi simmetrica. Quindi un bel respiro, saluto, dichiarazione di intenti, primo, tao, cavaliere. Osservo l'avversario, paro basso, paro medio e su. Colpisco, pugno con avvitamento, stendo, calcio frontale, pugno diretto. Guardia, questa volta, destra, avanti. Bene, buon lavoro. Fammi sapere se tutto questo ti è chiaro ed è esaustivo e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!